on top of it. Siamo andati? Ah, Pasquale, innanzitutto bentornato. Vabbè, la prima domanda inevitabilmente è con che spirito arrivi, con che voglia, immagino tantissima, e che situazione trovi, insomma, inevitabilmente è una situazione difficile che bisognerà in qualche modo raddrizzare, no? Allora, un saluto a tutti voi e ti ringrazio per il saluto. Vabbè, la voglia è inutile per me, Catanzaro è un territorio, è una città che conosco molto bene, diciamo che mi sono cucito, non dico la maglia, più della maglia addosso, mi sento molto vicino a questa città e al territorio. Poi credo che in questi anni il mio nome è stato spesso accostato a questa maglia, a questa città, per quanto riguarda il discorso calcistico, quindi per me forse questa attesa ha fatto sì che questa venuta fosse ancora più convincente per me nel prendere questa decisione. Inutile nasconderci che se si è verificato quello che si è verificato, i problemi ci stanno, perché qua non è che è cambiato il magazziniere o il custode del campo, c'è stato un cambio radicale e qualche problema c'è. A questo punto del campionato non puoi fare delle scelte radicali e entrare a gamba tesa, devi cercare di capire e gestire eventualmente determinate situazioni, determinati problemi, sperando che si possano quantomeno risolverle per poter portare avanti questo scorcio di campionato e avere il tempo di poi, come tutti ci auguriamo, di iniziare una nuova avventura con soprattutto portando delle idee tue. Questo non vuol dire che oggi quello che è stato fatto è stato sbagliato, dico che il mio lavoro è diverso e quindi questa è la cosa. Senti, tu inutile dirlo, conosci benissimo la categoria, conosci benissimo la città da lontano, insomma, so che hai seguito anche le vicende del Catanzaro. Che idea ti sei fatta? Quali sono stati secondo te i problemi maggiori di questa stagione, che naturalmente tutti quanti ci si aspettava essere molto diversa rispetto a quello che sta accadendo? Ma quando si verifica una situazione del genere, credo che il problema non può essere solo uno. Si sono unite una serie di negatività che partono dall'inizio e strada facendo si sono accumulate. Potevi forse sopperire a tutto questo se qualche risultato in più stava arrivando e quindi potevi nascondere qualcosa. Invece, purtroppo, strada facendo le negatività si sono unite ed è stata la risultanza di quello che si è verificato e soprattutto dei risultati che portano questa classifica un po' particolare e ibrida, perché è strana nel senso che tu sei in una situazione di classifica che i più ottimisti fanno pensare a una cosa, ma i realisti parlano di una classifica diversa, perché in questo momento i risultati della squadra dicono altro, quindi tu oggi non hai una certezza, devi partire dalla certezza che è stata la classifica e purtroppo dai risultati delle ultime 5 gare. Quindi parti da lì, poi tutto quello che sarà da qui in avanti. Infatti io ai ragazzi ho detto: noi oggi abbiamo l'obbligo, a parte che oggi, pur non essendo la squadra mia, oggi è la mia squadra, questo è certo, oggi è la mia squadra. Oggi è la mia squadra, abbiamo l'obbligo di fare il massimo non so quale sarà,
però noi abbiamo l'obbligo di fare il massimo. Benvenuto Pasquale, mi ha fatto davvero piacere ritrovarti dopo diverso tempo, dopo un po' di anni, anche perché credo che la scelta della società sia stata una scelta giusta nell'indirizzare verso la tua persona un po' questo progetto tecnico. Come hai detto tu prima, conosci bene l'ambiente di Catanzaro, ti sei cucito addosso questi colori, i colori giallorossi, per il passato tuo da calciatore e da anche direttore sportivo. Ricordiamo anche il in cui hai traghettato quell'annata buia del Catanzaro che poi è sfociato al purtroppo emerso fallimento. Ti chiedo, Pasquale, dal punto di vista tecnico, velocemente due cose. Primo, insomma, immagino che tu conosci direttamente gran parte dei calciatori del Catanzaro, e perché la scelta di Giuseppe Pancoro sulla panchina giallorossa? Ti ringrazio. Allora, la scelta di Giuseppe è perché io avevo bisogno di un allenatore, perché per portare questo tipo di lavoro avanti è chiaro che avevo bisogno di un allenatore con cui avevo già lavorato, per poter avere una sinergia a livello lavorativo. Prima di, perché non devi solo intervenire da un punto di vista tecnico, ma a 360 gradi. L'altro è perché Giuseppe, malgrado quello che dice il curriculum, uno bisogna conoscerlo, perché ha fatto bene fino a quando è stato chiamato in causa. Poi purtroppo ci sono delle situazioni che oggi e delle valutazioni che molti presidenti si fanno anche delle scelte cervellotiche, quindi ognuno poi e soprattutto perché siccome è un allenatore che cerca di portare una filosofia di gioco a una squadra, e quindi variando completamente quello che chi l'ha preceduto, sperando di portasse insieme alla squadra un entusiasmo diverso. Mi spiego, la tipologia del gioco dell'allenatore precedente era fondato su aggressività, su tante situazioni. Speriamo, è chiaro che non è semplice perché che il tempo è sempre poco, però Giuseppe cercherà di proporre gioco, ecco, questo è il concetto. E allora, siccome per un calciatore alla fine l'attrezzo fondamentale è la palla, speri di far resettare quello che è successo prima e creare un minimo di entusiasmo per questo, ecco, un obiettivo, un progetto completamente diverso. Pasquale, bentornato. Innanzitutto due domande. Entrando nello spogliatoio, che sensazione hai avuto innanzitutto? Un gruppo depresso, arrabbiato, confuso? Prima domanda. Seconda, rispetto alle tue precedenti esperienze, o meglio, cosa ti hanno insegnato le tue precedenti esperienze a Catanzaro? Se non sbaglio è la quarta volta, insomma, che... Così vecchio so, non mi ricordo. Relativamente. Quali errori da non commettere, magari se sono stati commessi in passato, e cosa ti hanno, insomma, maturato, insomma, le tue esperienze precedenti? Guarda, quando entri in una situazione del genere, in uno spogliatoio, ognuno la vive in modo differente, perché comunque non è la tua squadra, comunque ci sono giocatori che non hai portato, c'è gente che è impaurita, c'è gente che è depressa, c'è gente vive le cose in modo... In questa situazione quelli che sono più tranquilli sono i ragazzi, perché hanno la testa libera, no? Perché è chiaro che si sentono sempre quelli meno... Quindi sono situazioni che non è che si vivono a Catanzaro, si vivono generalmente negli spogliatoi in generale, nella stessa situazione. Le esperienze precedenti, come nella vita, credo uno non può dire so tutto, perché chi parte da sto concetto e dice io ho capito tutto, credo che ha fatto il più grosso errore. Ancora di più nel calcio, perché la realtà è che ogni volta è sempre un'esperienza diversa,
E questa fa parte, io come ho ribadito prima, dico che il mio modo di lavorare è diverso. Sarà poi il tempo a dire se è giusto quello che poi farò o è sbagliato, però sicuramente è diverso. E quindi speriamo nel limite del possibile possa incidere in fretta. Pasquale, la prima, permettimelo, è veramente soltanto una battuta, non è una domanda, nel senso che avete aspettato che tu facessi il compleanno per l'annuncio o l'ultima sconfitta, è chiaramente soltanto una battuta, non voglio neanche che tu mi dica. Guarda, il mio compleanno, io non ho festeggiato i miei 18 anni perché giocavo, quindi non ho, come tutti gli altri coetanei, non ho avuto, non mi hanno fatto, i miei genitori non mi hanno fatto la festa dei 18 anni. Purtroppo il mio compleanno è una data che poi per altri motivi personali non è stata una data che ricordo in modo felice. E forse dopo anni ti dico che è stato un regalo importante. E poi l'altra cosa sicuramente più seria, insomma, era visto il campionato abbastanza, insomma, lo definirei scarso per quanto riguarda almeno le prime tre a parte, considerando il fatto che anche le altre squadre non sembrano muoversi più di tanto, tu credi nei playoff? Ma chi fa questo mestiere è chiaro che non è che si può fare venire la depressione neanche quando sei ultimo in classifica, no? Però è chiaro che con l'età diventi un pochettino più saggio. Io oggi devo essere realista. Quando dico veramente devo fare il massimo, io il massimo non so veramente qual è, perché non ho, guardando le prestazioni della squadra e guardando quello che è, io non ti posso dire, sono sul chi va là, no? Se poi abbiamo la fortuna e l'allenatore, abbiamo l'allenatore quello che è il suo compito, io per altro, siamo riusciti a fare questa inversione di tendenza, è chiaro che poi forse si crea un entusiasmo, si crea una situazione, perché si vive, l'aspetto mentale a volte va oltre l'aspetto tecnico. Altrimenti ci sono altrimenti squadre che in questo momento sono inferiori, secondo me, anche da un punto di vista tecnico del Catanzaro, non si troverebbero sicuramente qualche gradino in più di quello che è il Catanzaro, no? Quindi sono curioso molto della partita di domenica, ecco, sono molto curioso perché sto vedendo i ragazzi che stanno lavorando con entusiasmo, voglio vedere veramente da spettatore questa partita, che risposta darà il gruppo, ecco. Ma non per responsabilizzare il gruppo, è anche un modo di vivere la mia esperienza, perché pure per me è un'esperienza nuova, che tipo di reazione sta avendo per un dirigente questa entrata a 9 domeniche dalla fine di un campionato. Ultima cosa, credo, perché poi ha detto praticamente tutto: senso d'appartenenza alla maglia, al territorio, lei che abita qua da anni, questo l'ha detto più volte, che le sarebbe piaciuto ritornare qua. Quanto è inciso pure il fatto che nell'organico del Catanzaro il 30 giugno tre quarti della rosa, ne rimangono solo sei, se ne andranno, comunque saranno scadenze, e quindi si potrà ricominciare senza troppi problemi, e forse sostanzialmente nessun problema a ricostruire di punti in bianco? Allora, non è inciso, non mi interessa questo, perché credo che né i sei che hanno il contratto né quelli che hanno non hanno il contratto hanno tutti le stesse possibilità di rimanere. Questo te lo posso garantire, perché oggi le valutazioni li faccio con la mia testa, perché come ci sto mettendo la faccia
mi assumo le responsabilità di tutto. Quindi ai ragazzi gli ho detto con molta serenità: oggi queste partite vi servono a me e a voi di dimostrare chi vuole rimanere a Catanzaro e a me di fare le valutazioni con molta serenità. Perché può darsi che qualche giocatore che ha scadenza di contratto stia rendendo meno di quelle sono le aspettative e possa, c'è pure la possibilità che io possa rinnovargli il contratto, o viceversa quelli che hanno i sei che hanno il contratto, per me è un contratto nullo, non so se mi spiego, perché se ritengo che non sarà non è possibile a far parte del progetto del Catanzaro del prossimo anno, è chiaro che andrò dalla proprietà e dirò quello che è il mio pensiero. Quindi ho messo tutti sullo stesso livello con molta tranquillità, con molta serenità. Io non è che sono qui a fare il guardiano, io sono quello che si deve assumere delle responsabilità. Il presidente, la prima cosa che mi sono seduto, gli ho detto: stia tranquillo presidente, perché lei se ci sarà un risultato positivo, il merito è della società; se ci sarà un risultato negativo, c'è un responsabile che è il sottoscritto. Pasquale, ovviamente mi accodo pure io al bentornato dei colleghi. Con il filo di voce che ho, ti chiedo, visto che si è parlato di scelte anche relative al prossimo anno, torniamo un po' alle scelte di quest'anno. C'è un giocatore fuori rosa attualmente, che è Alex Siri, che è stato messo fuori dalla lista per motivi, ovviamente non rientrava nella lista degli over. Visto che con Pancaro si cambierà anche modulo, si cambierà atteggiamento, è pensabile, è ipotizzabile anche un cambio da questo punto di vista? Allora, purtroppo le regole e le situazioni portano, ci sono delle situazioni che non puoi, ritorno a dire, non puoi variare, troppo complicate. Ti trovi a gestire delle situazioni non mie. Come ti ho detto, io non dico che quello che è stato fatto da altri è stato sbagliato, è stato ognuno il proprio lavoro lo fa come meglio crede, e le gestioni precedenti le hanno gestite come il modo di lavorare di altri. Io ho un altro modo di vedere il calcio e di operare. Sto cercando di fare quello che di mettere piano piano del mio, spero che prima possibile dobbiamo onorare queste 9 partite nel miglior modo possibile, e poi con mente serena ci andremo a organizzare per quello che sarà il futuro del Catanzaro, sperando che i risultati siano sicuramente migliori rispetto agli altri anni, perché credo che questa città, proprio per la passione che ha per questo giocattolino che è il calcio, meriti qualcosina di più, perché esistono i cicli. Vorrei essere io, come tutti, vorrei essere io l'apripista di un ciclo un pochettino più importante. Senti, no, proprio sulla base di quest'ultima affermazione ti faccio una domanda, poi te ne faccio un'altra, perché ci vuole anche una domanda un po' più preparata. Mi sembra giusto, perché mi stavo rilassando troppo. Allora, no, su questo qua ti chiedo, naturalmente l'hai già detto adesso, l'hai già detto nelle poche parole di quando, un paio di giorni fa, quando ci siamo rivisti. Naturalmente Catanzaro si aspetta qualcosa di diverso rispetto a un'annata come questa, come quella degli ultimi anni, un'annata più ambiziosa. Allora ti chiedo se, parlando con la società, inevitabilmente il progetto non può non essere quello di una Serie B a un certo termine, ti chiedo se appunto avete focalizzato l'attenzione in questi termini, e se appunto hai in qualche modo garanzie del fatto che saranno fatti tutti gli sforzi necessari affinché naturalmente questa categoria poi possa essere finalmente superata. Io non penso che ci guarda sia. Allora, la società è ambiziosa, mi sembra, vuole fare un campionato sicuramente di vertice. Non vuol dire vincere, perché vincere ci sono 10.000 componenti affinché si possa arrivare, ma non perché è un mettere le mani avanti, ma basta prendere le statistiche degli ultimi anni, perché ci sono società tipo il Benevento, il Foggia, il Lecce stesso, che hanno investito la Salernità, hanno investito sempre
in termini, eppure hanno dovuto sempre costruire nel giro dei 3, 4, 5, non lo so, quelle che sono. È chiaro che bisogna fare un campionato diverso. Poi se tutto girerà, che abbiamo la fortuna, perché poi alla fine gli infortuni, tutta una serie di situazioni che sono nel caso, ti porteranno a una posizione da poter pensare a qualcosa di diverso, poi io credo che la società non si tirerà mai indietro, no? Però bisogna costruire una squadra, e possibilmente, che non è facile, creare un gruppo fidelizzato a quello che è soprattutto il progetto Catanzaro. Sì, per carità, sono d'accordissimo con te, non si può non essere d'accordo con te, poi però ci sono altre considerazioni che naturalmente andranno fatte da parte della società, perché tu facevi gli esempi giustamente, tutte queste squadre per salire hanno speso, bisogna spendere, su questo non c'è dubbio, penso che lo sappiamo tutti quanti. No, ma più che spendere, attenzione, non è stato solo un discorso economico. Negli anni il Foggia, il primo anno che io ero a Castellammare, non ha fatto neanche i playoff, ma aveva una base già importante, dove poi ha rimesso altri 3-2 pezzi ed è andata avanti. Oggi, ecco perché mi interessano queste nuove partite, oggi voglio capire qual è la base da dover partire. Questa è la realtà. Quindi parlo da un po', io non parlo in termini economici, no, perché poi alla fine c'è chi ha speso 7 milioni di euro o 6 milioni di euro come il Foggia di 3 anni fa e non ha fatto i playoff. Io parlo di gruppo calciatori, parlo per quello che è il discorso tecnico. Sì, poi lasciami dire questa cosa, ti chiedo questo a proposito anche della domanda che faceva il collega. Non è un po' un rischio il fatto di presentarsi adesso con un nuovo allenatore a cui gli concedi un contratto di 18 mesi? Mi spiego meglio, non era forse il caso di chiudere questa stagione e poi magari a bocce ferme di ragionare magari con un allenatore che tu scegli in modo tale da poter cominciare tutto da capo? L'esempio è classico, no? Insomma, noi naturalmente non ce l'auguriamo, ma nel caso in cui queste nuove partite dovessero dir male, poi l'anno prossimo presentarsi ai nastri di partenza con un allenatore che già magari potrebbe non essere tranquillissimo, insomma, forse è un po' un rischio, no? Vabbè, queste poi sono valutazioni e ci auguriamo che non si verifichi questo, perché io, se penso al peggio, è chiaro, se io penso che esco da qui dentro e faccio un incidente, è chiaro che starò qui dentro. Io devo ragionare per quello che è ora e per le mie conoscenze che sono. Se c'è stato questo cambio, chiudere, Antonio, ritengo che non è chiudere e fare un cambio radicale anche per la guida tecnica, penso che era il minimo che si doveva fare, perché mi pare, voi sapete benissimo, che forse il bersaglio ormai era finito, il bersaglio con i due direttori, e il capo espiatorio numero uno era l'allenatore, quindi questa... Però c'è un altro allenatore sotto contratto. L'allenatore sotto contratto evidentemente non credo che fosse stimato dai vertici, questa è la realtà, perché a me questo problema non è stato proprio posto. Quindi una volta che uno viene, arriva qua, mi può anche dire: direttore, guardi che noi siamo in questa situazione, che cosa pensa? La valutiamo. Quindi probabilmente, non so, non entro in merito, no? Io la situazione la conoscevo e la conosco abbastanza bene, quindi non mi è, tra virgolette, mi ritengo di essere anche un aziendalista, perché potevo anche no tranquillamente, io non ho niente da fare, potevo anche tranquillamente pensare di rimanere con Dionigi e cercare di andare avanti con Dionigi, però la situazione credo che si era innescata in città. Sarebbe un'ulteriore sfida che volevamo fare tutti a una tifoseria, è una situazione tutta, e probabilmente anche questa situazione, questa mira sul precedente allenatore,
poteva anche, tra virgolette, levare molta responsabilità agli artefici, no? E quindi oggi credo che stiamo azzerando tutti, vediamo di ripartire. Questo è stato il messaggio. Io non è che ce l'avevo con Dionigi, probabilmente può darsi che... No, dico, può darsi che è seduto e dico, risparmiamo quello che c'è da ragioniamo, però... Io mi assumo tutto, perché già il fatto stesso sono venuto, perché per me era troppo semplice. Potevo dire, guardi Presidente, io le faccio una consulenza tranquillamente esterna, vediamo quello che possiamo fare, dal primo di giugno riniziamo, no? Se lei ritiene che la... Quindi, se ho fatto questo, tu mi conosci benissimo, l'ho detto prima, come il messaggio è stato forte e chiaro. Presidente, responsabile sono io, se vince vince la società, se si perde un responsabile sono io. Quindi credo di aver mandato un messaggio forte a tutti, e questa è la... può sembrare presuntuoso per chi non mi conosce, per voi che, soprattutto quelli più grandi, sapete che non sono un presuntuoso, ma sono solo uno che si assume le responsabilità anche quando non sono state le sue. Innanzitutto bentornato, io la ricordo dai cartoni della tribuna, perché ero piccolo quando lei giocava. Le chiedo, ha parlato con società, ha parlato con i giocatori, un messaggio alla piazza invece, che immagino che lei conosca in questo momento, come sta vivendo la piazza in questo momento? Il messaggio, faccio fatica, perché andare a dire sempre alla piazza di pazientare, capisco che sono già parecchi anni che sta pazientando. La realtà è dire, guardate, qui abbiamo tutti lo stesso obiettivo, questo che vi assicuro, il mio obiettivo è quello che vogliono i catanzaresi, altrimenti tranquillamente e serenamente io potevo fare altro, perché il lunedì mattina mi sono incontrato con un'altra società per fare altre cose, quindi non era un discorso lavorativo. Io ho voluto fortemente Catanzaro, spero che Catanzaro abbia voluto fortemente Pasquale Lo Giudice. Gli interessi calcistici sono uguali sia per me che per i tifosi. Queste, cioè, poi mi devo, so io che detterò determinate cose, speriamo di sbagliare il meno possibile. Però i miei errori saranno sicuramente dettati tranquillamente di quello che sono le mie convinzioni. Io le scelte le farò solo e esclusivamente perché penso di portare dei benefici per tutti. Pasquale, per l'esordio avresti voluto un avversario più abbordabile, o insomma questo Trapani come... Non lo so, io vedo più che questo esordio, io vedo queste 9 partite, non lo so se chiudo così qual è la partita più facile oggi per varie situazioni, quindi noi stiamo, ecco perché dico, quando uno si va a assumere delle responsabilità, io il calendario l'ho visto e ce l'ho presente, sono partite difficili che possono anche diventare facili, come possono diventare difficilissime, ecco perché siamo tutti a un bivio e siamo tutti, sono convinto che tutti sono, soprattutto già per la partita di domenica, sono tutti, hanno lo stesso pensiero mio, curiosi di quello che si andrà, perché io anche nel piccolo da tifoso sono curioso pure io, perché voglio vedere quello che oggi sia la squadra, quindi non è la partita Trapani, la partita Trapani a me mi permetterà forse di avere un segnale e avere qualcosina in più nel poter capire e valutare, però abbiamo altre 8 partite che ti posso garantire che Catania non sarà meno difficile di Pagani se noi siamo in una condizione di andare a Pagani in un modo sbagliato. Cioè... questa è la, quindi guardiamo sul vicino, sulla cosa, sulla partita vicino, ma guardiamo, dobbiamo guardare anche a quello che è a distanza.
Pasquale, ti senti più direttore generale o direttore sportivo? Ci sarà anche da riorganizzare. Mi sento quello di sempre, di portare delle idee, di portare di portare, è chiaro, e purtroppo io è un concetto mio di vita, non sono stato mai un bravo mediatore, purtroppo, per me la vita è stata o bianco o nero, quindi se c'è qualcosa che non mi quadra, e forse questo è stato un mio limite, però sono molto chiaro e sono molto piano piano sto guardando, perché non posso, è vero che ognuno mi ha detto quello non funziona, quello non è, perché è così. Io sono solo mi sto prendendo 10 giorni per capire e per vedere. Non voglio colpevolizzare nessuno, dopodiché tirerò le mie, farò le mie valutazioni, andrò a dire alla proprietà quello che è il mio pensiero e il mio modo di vedere il calcio. E poi, sperando che siamo tutti più tranquilli, dall'altro punto, che poi alla fine stiamo parlando di tutto, ma ci sono in questo giochino qua, ci sono sempre quei 90 minuti che sono sempre particolari. Pasquale, per concludere, restando in tema del campionato, francamente, tu insomma il Catanzaro lo conosci, l'hai visto giocare varie volte, quali disagi hai visto di questa squadra che ha alternato prestazioni, insomma, qualcuna positiva però parecchie negative, soprattutto a livello caratteriale, dal punto di vista tecnico, insomma, conosciamo quali sono un po' le caratteristiche di questa squadra. Grazie. Io dico una cosa, non entro in merito perché non è un discorso ti dico Vittorio, io ti dico la mia, questa squadra per tutte le difficoltà che comunque sta avendo, che sta facendo, sicuramente al di là di tutto qualche punto in più lo doveva avere, questa è la realtà. Poi se le scelte o quello che ci sono state, la risultanza è quella che è nata, è quello che dice la classifica. Poi ci saranno giocatori che hanno reso meno, ci saranno, ognuno quando si arriva a questa situazione tutti hanno un alibi, no? E l'alibi è quello che c'è stato un cambio di allenatore all'inizio, che naturalmente faceva aveva un'idea di gioco, ne è arrivato un altro che ne aveva un altro, sono arrivati i giocatori dell'allenatore precedente, poi sono arrivati quelli dei nuovi, poi due li ha presi il direttore sportivo, è un alibi continuo, no? Quindi è inutile che quando c'è la ricerca del colpevole è uno scaricabarile. Ecco perché va resettato, tutti dobbiamo resettare e ripartire sperando anche con un po' di fortuna di arrivare dove in modo sereno e poi vediamo quello che si riuscirà a fare. Bene, grazie.